La situazione è molto pesante e molto grave, soprattutto a Cantiano tutte le attività economiche, il commercio, la ristorazione, i bar, le aziende industriali, gli artigiani sono tutti fermi, rischiano veramente, se non c'è un intervento economico urgente da parte delle istituzioni rischiano di non riaprire. Noi come Confcommercio abbiamo intanto lanciato una raccolta di fondi a livello nazionale che mi pare anche nel weekend stia andando molto bene, con un riscontro di cui daremo ovviamente notizie alla stampa, con un riscontro importante. Questi fondi andranno direttamente, d'accordo con le amministrazioni locali, alle imprese. Vogliamo che gli arrivino subito dei soldi per poter riaprire, perché se non riaprono è la morte per Cantiano, è la morte per Serra, per Frontone, insomma per tutte le altre realtà. E poi ci siamo messi in moto, abbiamo creato una rete di volontari, anche ieri erano a Cantiano a spalare fango con la nostra vice direttrice in primo piano. Quindi abbiamo concretamente detto Confcommercio c'è, è vicino al mondo delle imprese. Credo che bene abbia fatto il presidente Acquaroli intanto a stanziare un primo fondo, mi pare di 1 milione di euro, come primo intervento, così come il riconoscimento dello stato d'emergenza che dà la possibilità appunto a livello nazionale e alla protezione civile di stanziare tante risorse. La protezione civile ha dimostrato di essere molto attenta e molto attiva nella nostra regione. C'è purtroppo un ritardo nella realizzazione di opere indispensabili, vediamo gli interventi sul Misa che hanno comportato a Senigallia due alluvioni devastanti nel giro di pochi anni, e di questo però se ne occuperà chi di dovere, insomma.